attenzione, qua ci posso dietro. Attenzione. Grazie, ministro, ministro. Com'è andata, ministro? Abbiamo discusso a lungo con tutta la maggioranza e il 3 verrà inviato lo studio di fattibilità, quindi la città di Torino partecipa al percorso. Ci sarà una discussione lunedì in consiglio comunale in cui dettaglieremo sostanzialmente quanto è contenuto e qual è il modello di Olimpiadi, e Luigi Di Maio porrà ovviamente a livello governativo quelle che sono le tematiche che ha posto anche il gruppo consigliare, che secondo noi sono da modello per quanto riguarda la gestione di un evento. Quindi un'analisi costi-benefici che vale per tutte le città candidate, quindi vale per Torino, per Milano come per Cortina secondo noi, perché è giusto farlo, la sostenibilità ambientale, il tema ovviamente della verifica della spesa e quindi insomma alcune linee condivise che secondo noi devono essere condivise per tutte le città sostanzialmente che si cambiano. Quindi la città di Torino, il 3, quindi in settimana così presenterà la candidatura della città. Ma c'è stata un'unanimità col suo gruppo rispetto alle cose che aveva detto ieri? Questa è la linea che abbiamo condiviso insieme al gruppo consigliare, qua c'è la capogruppo. Quindi vale lo stesso per il gruppo consigliare, siamo molto contenti che insomma anche il vice ministro condivida i nostri punti e faccia carico per portarli avanti, soprattutto grazie. Il nodo degli studi. Grazie, così. I rapporti sono ricuciti e siamo compatti nel mandare avanti la candidatura della città. Grazie.